Buongiorno, sono Pinuccia Canevisio e oggi voglio parlarvi dell'ansia. Ogni essere vivente nasce per provare una serie di emozioni. Le emozioni sono importantissime, sono il regalo che la natura dà ad ogni essere vivente per migliorare le probabilità di sopravvivenza. Per cui tutte sono importanti, tutte hanno una funzione. Queste emozioni sono la paura, la tristezza, la rabbia, la gioia, la sorpresa, il disgusto. La paura in particolare, perché è importante? Uno si chiede perché dovrei avere paura? Perché in realtà, se ci pensiamo nella giungla, il nostro sistema deve essere organizzato per ragionare così, meglio al sicuro che dispiaciuti. Questo che cosa significa? Significa che se io sono in un posto che non conosco e vedo qualcosa che non capisco bene che cosa sia, è meglio che ne abbia paura piuttosto che scopra troppo tardi che mi mangia. È così che è organizzata la nostra mente, per identificare il pericolo, per salvarci la vita. E la paura è a questo che serve. Ma la storia, se finisse qui, sarebbe molto semplice. In realtà, noi impariamo a provare paura in tantissime altre situazioni che non hanno a che fare con la nostra sopravvivenza fisica. Abbiamo paura di fare brutta figura, abbiamo paura di essere ammalati, abbiamo paura del giudizio degli altri. Abbiamo paura di una serie di situazioni che non hanno in realtà in sé un vero e proprio pericolo per la nostra sopravvivenza. Questo tipo di emozione, che è molto simile alla paura perché ci fa sentire le stesse cose nel corpo e nella mente, si chiama ansia. Questa emozione la proviamo tutti. Questa emozione impariamo a provarla. Ma cosa significa essere ansiosi? Cosa può dire uno psicologo? Come può spiegare uno psicologo il fatto di essere ansiosi? In questo modo, quando la nostra mente percepisce un pericolo, e nel caso dell'ansia, vi ricordo, abbiamo detto che non è un pericolo per la nostra sopravvivenza fisica, ma può essere un pericolo per la nostra immagine, per la relazione che abbiamo con le persone che amiamo. La nostra mente funziona in questo modo. Comincia a pensare che c'è una sproporzione tra ciò che può fare, per cui tra quanto è capace di affrontare l'evento e la gravità dell'evento stesso. Detto in altre parole, in parole se volete più semplici, significa questo, che io mi sento più debole e più incapace di affrontare la situazione rispetto ad altre persone. E percepisco la situazione che devo affrontare più brutta, più catastrofica di quello che è in realtà. Questa differenza è molto importante perché le persone che si dichiarano ansiose molto spesso lo dicono quasi sentendosi in colpa, quasi pensando di essere fatte male. In realtà non è così. L'ansia, come vi dicevo, è un'emozione normale. Non è di per sé un problema. Diventa un problema nel momento in cui questo modo di pensare, questo modo di vedere se stessi e il mondo diventa quotidiano e va a influenzare qualsiasi tipo di situazione che noi dobbiamo affrontare. Allora lì diventa un disturbo d'ansia. Quando l'ansia, che è un'emozione, diventa un disturbo d'ansia, è necessario rivolgersi a uno psicoterapeuta. Il trattamento dei disturbi d'ansia può essere fatto con l'ausilio di farmaci e la psicoterapia, senza l'ausilio di farmaci e la psicoterapia. La scelta dipende dall'intensità dei sintomi e dal tipo di percorso che i professionisti propongono al paziente. In ogni caso, è molto importante che ricordiate che
i farmaci che gestiscono i problemi di ansia sono farmaci che agiscono fin tanto che vengono utilizzati e sono assolutamente utili perché all'inizio, quando una persona prova moltissima ansia, sta male. In realtà, senza un supporto psicoterapeutico, una volta sospesa la terapia farmacologica, tendenzialmente il modo di pensare che genera l'ansia ritorna. Come abbiamo già affrontato in altri momenti delle nostre conversazioni, esistono molti orientamenti di psicoterapia. Vuol dire che esistono molti modi di affrontare il disagio e il dolore delle persone. E ognuno ha un suo senso. Dal punto di vista della scienza internazionale, il metodo più utile e funzionale per il trattamento dei disturbi d'ansia è la terapia cognitiva e comportamentale. La terapia cognitiva e comportamentale è un approccio al problema dell'ansia. Non ovviamente solo al problema dell'ansia, ha tanti altri problemi. Ed è un approccio che trae origine da moltissimi filoni di ricerca sperimentale che hanno la loro base di partenza, diciamo così, da più laboratori in tutto il mondo. Ciò che rende speciale, secondo me, la terapia cognitiva e comportamentale è che tutto ciò che è già scoperto e provato scientificamente, è stato in qualche modo riscoperto e utilizzato in un modo più caldo, personale e umano nel rapporto tra il paziente e il terapeuta. Per cui noi abbiamo veramente la forza della relazione terapeutica, per cui la forza delle emozioni, che posa saldamente su dei costrutti scientifici fortissimi. Quando l'ansia è particolarmente presente nella nostra vita, possiamo parlare di disturbi d'ansia. Ognuno di questi disturbi può invalidare profondamente la vita di ognuno di noi perché nessuno può esserne esente. L'atteggiamento migliore e più utile è quello di non spaventarsi, anche se sono disturbi d'ansia, ricordarsi che ogni disturbo ha un suo protocollo di trattamento basato sulle prove sperimentali, cercare un bravo psicoterapeuta ed iniziare un lavoro focalizzato su di sé e sul disturbo. Vi auguro buona giornata, alla prossima conversazione.